Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Questo è un video, diciamo, improvviso perché volevo rendervi partecipe di una piccola sculata. Qui intanto di sottofondo state vedendo le immagini che scorrono perché ieri sera mi sono dedicato a un paio di aggiornamenti premium e aggiornamenti base della Premier League. Mi sono molto concentrato su quel campionato perché c'è la possibilità di trovare Arnold, Van Dijk, Robertson, Alisson, eccetera. Quindi c'erano più giocatori della Premier tra i toti, che praticamente sono usciti tutti. Praticamente è uscito mezzo Liverpool più The Light della Serie A. Quindi mi sono incentrato a fare sfide Premier proprio per trovare qualcosa. Qui state vedendo un po' a velocità avanzata ciò che è successo, proprio per rendervi il video un po' più breve. Fatto sta che facendo tutto ciò è avvenuto qualcosa di incredibile, perché bene sì ragazzi, abbiamo trovato qualcosina. Finalmente il gioco si è ricordato di noi. Questo porterà anche a non trovare niente oggi, perché sicuramente sarà così ragazzi. Poi vi aggiornerò, molto probabilmente i miei pacchi li aprirà il Masseo. Però quest'oggi andremo ad aprire solo i pacchi, quindi i pacchi dell'IF e i pick. Dopodiché stasera dopo le 19, se viene rilasciata tutta la squadra dei Toti, andrò ad aprire il resto, sperando di trovarci qualcosina. Detto questo ragazzi, stiamo avvicinando un po' all'ultimo pacco. Io ho tagliato un po' perché ne ho aperti veramente tanti, quasi una quindicina, però ne è valsa la pena. E la cosa più bella è stata che questo era il penultimo pacco che avevo fatto, perché io volevo fermarmi, poi ho visto che avevo altri 22 giocatori rari da poter mettere nella sfida per il premium, e quindi mi sono deciso a farlo le ultime due volte. E ragazzi, alla penultima sfida è successo ciò che è successo, e adesso andremo a vedere proprio la clip. Tra poco dovrebbe arrivare, se non questa l'altra, perché queste erano le sfide, guardate, queste qui erano le sfide con gli oro rari. Poi c'erano quelle con gli oro non rari, comunque a breve dovrebbe arrivare quella clip. E vediamo la bellezza di questi pacchi. Ho trovato anche un Casemiro da un 83 più. Guardate, qui abbiamo trovato Rodri. E poi ragazzi, creme della creme, questa è l'ultima sfida, la penultima sfida che ho fatto. Guardate, vado a mettere i giocatori. Io ero anche distratto che non stavo guardando lo schermo in questo momento, infatti mi sono anche perso l'animazione di questo Toti. Però poi me la sono rivista proprio in clip, e grazie a questa clip che mi sono salvato ho potuto anche rivederla e condividerla con voi. Guardate ragazzi che bella animazione, luci blu, quasi celestine, e poi il muro con il disegno dei Toti, e poi è uscito lui ragazzi. Tanta roba, io sono contento, mi dispiace solo perché ho fatto Van der Sar settimana scorsa e quelli swap potevo utilizzarli per Zambrotta, invece adesso per Zambrotta devo rifare 11 sfide, però fa niente. Non me l'aspettavo. Sono contento che mi sia uscito lui, perché io puntavo o a lui o Van Dijk o Arnold. Se mi usciva Robertson potevo rimanerci un po' così così, perché anche se ho un Toti non sapevo dove metterlo. Mentre Alisson almeno è un portiere da endgame, mi fa intesa con Van Dijk, che è un difensore che porterò fino a fine gioco, se non lui un'altra icona. Quindi per il momento il ruolo del portiere lo abbiamo sistemato, quindi stiamo tranquilli. È un portiere che ho usato anche il base, quindi sono soddisfatto. Detto questo ragazzi, adesso chiudo il video, altrimenti è inutile stare qui a guardare questa bellissima carta. Sono felicissimo perché è il mio primo Toti in 4 anni di FIFA. Sono contento di averlo trovato, è non scambiabile ovviamente, però fa niente, sarà messo subito nel team. Detto questo, noi ci becchiamo al prossimo video. Passate dal link in descrizione, mettete un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere voi se avete trovato qualcosa di decente. Noi ci becchiamo al prossimo video, un saluto da Gera, ciao!